Un saluto a tutti e benvenuti su Zenith Factor. Allora, come vedete in questo video proveremo la beta pubblica di Gears of War Ultimate Edition, appena uscita su Xbox One, contenente i primi tre capitoli della serie appunto di Gears of War. Allora, messaggio del giorno. Ok, oggi ci danno delle skin omaggio con l'uscita del gioco se. Appunto perché partecipiamo alla beta. Poi mappa Gridlock, dovrebbe essere Ingorgo, Deathmatch e Re della Collina. Cariche attive, sì, e auto revive no, e respawn timer 15 secondi, va bene, accettiamo. Allora, non so voi, ma sono in trepidazione, ragazzi, da una vita che non gioco più a Gears, da tanto che lo aspettavo. Speriamo che sia bello, vai. Partiamo. Eccoci qua. Allora, facciamo Marcus Fenix. Ok. Cioè, dire una cosa, iniziamo subito. Caricamenti velocissimi. Ha trovato subito le squadre e velocissimamente ha caricato anche la partita. Un punto in più. Allora, le X dovrebbero essere dove spawnano le armi, se non ricordo male. Buono, sono già 4 contro 3. Perfetto, ci faranno il culo. Vabbè, sono tutti 1, noi abbiamo un 8, un 3. Dai, ragazzi, dai! Dobbiamo aprire il culo. Apriamo il culo come polletti, che cavolo. Mamma mia. Ma quanto tempo. La graficamente niente male. Si vede la differenza dal primo Gears comunque. Mi ricordavo che correvano così piano, però vabbè. Allora, questo è il Lancer, quindi. Andiamo subito un cecchino. Non mi ricordo che fossero così lento quando mirava. Ah, sono più abituato senza la mappa. Puttana, io l'ho mancato. Non so come si fa la ricarica attiva. Come si chiama? Cambia arma. Via. Cavolo. L'arma come si cambia? Ok. Mi hanno aperto il culo. Cacchio, non sono più abituato. Davvero. Ah, c'è anche la spawn protection. Ottimo. Beh, comunque non gli ho fatto prendere il cecchino, mi sembra, eh. Mi sembra che quando muori gli lasci giù le armi. Oh, che cavolo. Time to get messy. Oh. Mamma mia. È uno andato. Mamma mia, devo riprendere un attimo la mano con ste cavolo di. Oh, tirami su, amico. Tirami su, ti prego, tirami su. Ti scongiuro, ti prego. Niente, manco per le palle. Non ti puoi muovere quando sei giù, però. Che merda. Ricordavo che ti potevi muovere. Dai, bisogna un attimo riprendere la mano con i vari attaccamenti agli oggetti e ai muri, perché erano quello il punto di forza in questi Gears. Almeno nel primo mi ricordo che facevi di quelle camminate sui muri pazzesche. Vediamo. Più o meno. È un po' lento dai comandi, però probabilmente perché io che non gioco tanto al gioco, quindi nella vita non gioco a Gears e non mi ricordo bene com'era. Probabilmente per quello.
Allora, se non erro qua dovrebbe esserci un bullshot o qualcosa in mezzo qua. Eccolo là, infatti. Sweet. Lì ce n'è uno, eh. Oh, io ho aperto il culo. Pistoletta. Sweet. Ok, volevo fargli l'esecuzione e non ci sono riuscito, ragazzi. Però ci abbiamo il mega boomshot. Facciamo il culo qua, eh. Eccoli là. Cazzo. Non l'ho ucciso, puttana. No, ce n'avevo uno dietro. Sono mica accorto, va te. Andiamo a prenderli, va. Ah boh. Abbiamo vinto così. Preso il boomshot e archiviato la pratica. Bene, due morti. No, tre morti e due uccisioni. Iniziamo bene. E siamo anche 4 contro 3. Ok, dai. Andiamo di fare meglio sto giro. Affanculo, pensavo che era una locusta. Eccola. Gli è saltata la testa, ma non si è vista l'animazione. Questo mi fa incazzare, ve lo dico. Voglio l'animazione che gli esplodono del cervello, per favore, eh. Mettetelo nel gioco finale perché sennò non va bene. Bastardo. No! Porca puttana. Ma porca tre. C'è il menino che si bloccava adesso, eh. Ma porca. Vengo a salvarti, amico. Ah, hanno già vinto, dai. Ho fatto solo una cecchinata. Che merda. Ok, dai. Andiamo a prendere il mio Carmine. Io devo usare il mio Carmine, se no faccio cagare. Andiamo, andiamo a segar tutti. Oh, va come è bello il mio Carmine. Ma non in mezzo ai coglioni te. Ne prende il cecchino? Grazie. Comunque, allora, cose, che pareri posso darvi sulla beta? Tipo, secondo me Lancer dovrebbe fare un po' più male rispetto a quello che fa adesso. Cioè, mi ricordo che era devastante ai tempi. No! Da dietro sto figlio! Mannaggia la pupazza! Sì, mi sembra che faccia poco male il Lancer al momento, però boh, questa può essere la mia impressione, non lo so. A parte questo, il gioco è veramente bello, anche vedete un po' la mappa di gioco, si vede che è stata rimodernata, ma non troppo, comunque mantenendo lo stile originale appunto di Kias. Secondo me un bel lavoro per ora. Però te l'ho detto, è ancora la seconda mappa che sto facendo, quindi seconda partita, quindi cioè Oh, devo fare l'esecuzione, ce l'ho fatta, che cazzo.
Poi mi ricordo che facevi gli agguati mica male in Gears. Stavi qua dietro e aspettavi che arrivava la gente. Se non arriva. Dai, dai, facciamo l'agguato da dietro. Io ho ciulati tutti e due. Che cazzo è successo? Ah, ce n'era un altro. Vediamo se mi riesce. No, non mi ha saltato su, ma perché? Era la mia mossa preferita. Ultimamente arrivavi lì, saltavi sopra le scale, ti ritrovavi dietro al nemico. E te lo facevi saltare in aria. Puttana Eva, salta via te. Puttana miseria, che rischio ragazzi. Porca puttana. Oh, mi sono vendicato di sto stronzo. Via. Puttana. Via. Sono in due. Sono l'ultimo. Devo scappare. Puttana Eva mi ha fregato alla grande. Sto stronzo. Ah, mannaggia. Dovevo mettermi a qualche angolo e fregarli di lì. Però non ci sono riuscito. Sono trovato in bocca. Allora, la tachicardia è la stessa di quando giocavo al primo Gears, davvero. Fa venire i coccoloni sto gioco. Allora, utilizziamo le tattiche allora. Caro. No! Ma cazzo ha fatto a buttarmi giù con un colpo? Ricarica attiva. Puttana la miseria. Sbagliato io. Sì, c'è il boom shot. Proviamo a prenderlo. Good to go. Ok, abbiamo preso il boom shot e ora dobbiamo prendere il culo. Oh, due ne ho atterrati, due! Cazzo ha fatto? No, ho il shotgun io. Vediamo se arriva di qua, magari saltando lo becco. Oh merda, c'è il buccio. Vediamo. Oh, l'ho pompato in faccia. Mitico. E c'è ancora un colpo di boomshot. Ah, qualcuno è morto e si è fatto anche male. Pezzo di merda. Oh. Oh. Vieni qua. Ti ha fregato, pezzo di merda. No, mi ha fregato, pezzo di merda. Ok, dai ragazzi, siamo 1-1. Possiamo vincerla, dai. Anche se non so perché ho fatto due partite con tutte e due in 4 contro 3, però vabbè. Per la serie ti piace vincere facile, ponzi, ponzi, poro. Got him.
Ah, uno l'ho preso. Puttana. Io ho paura che arrivano e mi spara flash in faccia, mica male. Fanculo, fanculo. Fanculo. Io sapevo che arrivava prima o poi. Però il cecchino me lo sono portato nella tomba. Tiè. E lì. Meno male, figa. Mi sono tirato una gomitata con la ricarica attiva alla fine. Madonna. Buono, dai, almeno a sto punto qua sono in pari, dai, non sono in negativo ancora. Dai, non è andata male. È stato anche perché avevamo 3 nemici anziché 4, però vabbè. Lo prendiamo per buono. E siamo a livello 3. Ottimo. Ok. Eccoci nel menu principale. Bene ragazzi, allora io direi per questo video lo fermiamo qua. Poi se vi interessa vedere magari, o magari faranno anche altre modalità così, se vi interessa vi farò anche altri video. Che dire allora, impressioni sulla beta. Allora, il gioco sì, ci sta, è bello ed è fatto anche bene il restyling. Hanno preso comunque il classico Gears, l'hanno portato a 1080p, rimodernato un po' di texture qua e là, hanno fatto anche bene le animazioni, non so se hanno preso quelle originali o le hanno rifatte da zero, non ho idea. Però devo dire che impressioni positive, c'è qualche sbavatura, tipo anche il salto di quando si è attaccato al muro. Io mi ricordo che me lo faceva anche se eri in mezzo al muro, non solo ai bordi, quindi mi ricordavo che lo faceva. E questa è una cosa che secondo me ci vuole in Gears. E come avete visto anche il Lancer non fa tantissimo danno. Io mi ricordavo che ne faceva davvero un botto, infatti erano tantissime anche le uccisioni con Lancer. Invece adesso, come avete visto, più che altro si va sempre a cercare lo scontro col fucile a pompa. Però in sostanza, prima impressione della beta positiva. Un bel porting appunto sulla One del multiplayer. Poi veramente andrà provato a fondo. Cioè, sono solo le prime due partite che abbiamo fatto, quindi bisogna approfondire la questione. Niente male. Per ora un pollice in su per la beta di Gears of War Ultimate Edition. Se avete la possibilità provatela, così almeno vedete un po' com'è il gioco. Se non avete mai provato, se non avete mai provato dovete per forza provarlo, perché sennò che stiamo qua a parlare a fare. È una delle pietre miliari dell'Xbox, quindi va provata. È uno di quei giochi che almeno una volta nella vita va provato. E invece se l'avete già provato, se l'avete già provato e siete indecisi, io posso solo darvi che un parere positivo sulla beta. Sul gioco finale non c'è ancora niente, quindi non posso darvi valutazioni. Però sembra che stiano facendo un buon lavoro, a vedere da questa beta. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e alla prossima.